Vito Turitu, Lead Quantitative Analyst di S&P Global Platts. Buon pomeriggio, ben ritrovato sulle fonti e buon anno. Buon anno a voi. Partiamo naturalmente dal petrolio, che poi fra le altre cose abbiamo visto anche oggi dei dati macro piuttosto importanti. Vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno deluso e hanno deluso tanto, il che significa che probabilmente il PIL andrà rivisto al ribasso. Però in termini di dinamiche, l'andamento del prezzo, che cos'è che spinge al rialzo il petrolio anche in una giornata come questa? Allora, prima di tutto bisogna dire che siamo ancora al 14 di gennaio, il che significa che fondamentalmente non abbiamo ancora volumi importanti per quanto riguarda soprattutto i financials. Anche qualora i volumi ci fossero in determinati mercati, in determinati tenor del Brent o del WTI, in questo momento la maggior parte dei financials non si sono ancora posizionati a pieno per quanto concerne il primo trimestre o i primi sei mesi, e stiamo parlando soprattutto di asset management e macro hedge fund. La maggior parte, diciamo, degli spostamenti avverrà molto probabilmente nelle prossime due settimane, quindi un riaggiustamento fondamentalmente di quello che di quelle che sono le posizioni, e questo potrebbe ovviamente portare a un aumento della volatilità per quanto concerne sia il Brent che il WTI. In questo momento il Brent e il WTI, due benchmark principali, sono al rialzo perché l'effetto di quello che era stato il negative pricing dato dall'avvento, diciamo, dell'Omicron sul mercato internazionale, l'impatto dell'Omicron è molto più basso rispetto a quello che in realtà all'inizio si era apprezzato. Quindi fondamentalmente il mercato era andato in overreacting quando, se ricordate bene, nell'ultimo quarter dell'anno precedente il petrolio è letteralmente crollato insieme a tante altre commodities, proprio perché la variante Omicron era arrivata, diciamo, era stata annunciata a livello internazionale. In realtà Omicron pare sia molto meno letale, pare che il contagio sia più veloce, ma gli effetti, in realtà i sintomi, siano molto meno pesanti, e questo chiaramente ha influito sul mercato, che ovviamente avendo fatto, diciamo, un pricing troppo negativo verso dicembre, adesso ha cominciato a compensare. Questo ha chiaramente portato i prezzi gradualmente verso l'alto. Ecco, visto che si sta speculando sui mercati, anzi i mercati di uno della speculazione, non posso non chiederti qual è il tuo prossimo target, perché siamo a 83, WTI 85, Brent, dunque i $100 di sicuro non sono un target impossibile nel breve. Io direi che cautela in questo momento dovrebbe essere la parola d'ordine, perché il prezzo è salito notevolmente, è salito soprattutto nelle ultime due settimane di dicembre con volumi che erano estremamente bassi, perché chiaramente il periodo delle feste è accompagnato da molti istituzionali, soprattutto zona buy side, quindi hedge fund, asset management, anche sell side, banche, eccetera eccetera, che ovviamente erano in vacanza. E questo è un trend che accade fondamentalmente, non direi quasi ogni anno, ma è molto frequente nelle ultime due o tre settimane di dicembre, due settimane di dicembre, prima settimana di gennaio. Quindi io direi che per quanto concerne le prossime settimane, il prossimo, diciamo, il breve, tra il breve e il medio termine, bisognerà rivedere quelle che sono le quote, anche perché ci sono due fattori importanti da tenere presente: uno, l'aumento di quello che è la supply dato dall'OPEC, e secondo quello che anzi sono tre i punti: secondo, quello che è la revisione al ribasso di quello che è le stime sull'inflazione, e terzo chiaramente sono il potenziale aumento del tasso di interesse dato dalla Fed e la riduzione di liquidità che le banche centrali stanno immettendo nel mercato, sia per quanto riguarda la Banca Centrale Europea che per quanto riguarda la Fed, che hanno già detto che entro marzo i programmi di bond buying, quindi per quanto riguarda il sostenimento del mercato dei bond in generale dell'economia, verranno a terminare entro marzo. Quindi questo avrà sicuramente un impatto sulle commodities. Ecco perché secondo me
la parola cautela e in questo momento la parola d'ordine per la maggior parte degli operatori di mercato. Ok, perfetto. Invece per quanto concerne il gas naturale, un altro contributor importante, in particolar modo stiamo parlando dell'Europa in termini di pressioni inflazionistiche al rialzo, sto vedendo i due benchmark, quello americano e il TTF in Olanda, in forte controtendenza, cioè oggi il Henry Hub cede poco più del 2%, il TTF invece guadagna poco più del 4%. Innanzitutto cerchiamo di capire perché queste diverse dinamiche in termini di andamento dei prezzi tra i due benchmark e poi ecco quali potrebbero essere i prezzi di breve termine. Allora, per quanto riguarda il gas naturale, bisogna dire che il gas naturale è molto più regionale come mercato rispetto al petrolio. Il petrolio tende a essere più globale, pertanto le variazioni osservate tra il WTI e il Brent tendono a essere molto meno divergenti rispetto a quello che si ha tra il Dutch TTF, che è il global benchmark, il benchmark europeo, e l'Henry Hub americano. Questo è dato prevalentemente dal fatto che in Europa noi stiamo ancora vivendo una crisi del gas data da due fattori. Prima di tutto c'è una supply che tutt'oggi ancora è al di sotto di quella che è la domanda, dato dal fatto che ricordiamo che la Russia è il primo supplier di gas naturale per quanto concerne il comparto europeo. La Russia sta avendo dei problemi, continua ad avere dei problemi causati in parte dal Covid per quelle che sono le supply disruption su tutta quanta la catena di fornitura, quindi stiamo parlando sia di quello che in gergo viene chiamato upstream, cioè l'estrazione, che è il midstream, quindi il trasporto, sia per quanto riguarda la domanda, perché l'inverno chiaramente aumenta, durante l'inverno aumenta quella che è la domanda di gas naturale, perché il gas naturale viene prevalentemente utilizzato per il riscaldamento. L'Europa più degli Stati Uniti, molto più degli Stati Uniti, utilizza il gas naturale, pertanto la domanda è più elevata e ovviamente quando ci sono le temperature più basse, quindi la domanda per il riscaldamento aumenta, un problema di supply, perché chiaramente la fornitura ha avuto vari problemi prevalentemente per colpa, per quelle che sono le challenges, quelle che sono le difficoltà che la Russia ha incontrato fino ad ora, ovviamente il gas naturale in Europa tende a essere più elevato, e quindi perché ovviamente la domanda è più elevata e quindi chiaramente il prezzo tende a essere più elevato. Ricordiamo inoltre, l'ultima parentesi, che il gas naturale europeo è anche più connesso con quello che è il JKM asiatico, quindi c'è anche il pricing per quanto riguarda il gas naturale tende a essere molto più aperto di quello che è di quello americano, quindi bisogna vederli in ottiche differenti, ma il gas naturale molto probabilmente rimarrà a elevate a prezzi elevati fin quando ovviamente non ci sarà un attenuarsi fondamentalmente sia di quelli che sono i problemi per la supply sia per quanto riguarda le temperature. Quando magari le temperature incominceranno di nuovo a salire, o quando la Russia avrà risolto quelli che sono i problemi della supply chain, allora molto probabilmente vedremo i prezzi del gas naturale affievolire. Allora, vorrei vedere rapidamente anche i metalli preziosi e non vedo l'ora di chiederti se l'oro ricomincia a comportarsi da hedge, perché bisogna dire che con i movimenti laterali e soprattutto con i cali in un momento di forte pressione inflazionistiche, di incertezze geopolitiche e tutto ciò che ci è circondato negli ultimi mesi, l'oro continuava a scendere, ora ovviamente a $1,820 all'oncia, leggermente al di sotto della parità, anche l'argento scende quasi di mezzo punto percentuale, però focalizzandoci sull'oro in particolar modo, è tornato al suo ruolo principale, e cioè di hedge o meno? Diciamo che la risposta la risposta corta è ni, cioè né sì né no. Perché? Perché l'oro è un metallo particolare. Perché trada in parte come una valuta, letteralmente.
e in altri casi Prada come safe haven quando ci sono problemi per quanto riguarda il mercato. In questo momento è questo il regime all'interno del quale l'oro è: $1,822 a oncia, è un prezzo estremamente elevato per quanto riguarda l'oro, ma non è soltanto l'oro che è aumentato. Negli ultimi 30-40 giorni c'è stato un uptrend molto forte in tutto il comparto dei metalli preziosi. L'oro è salito il palladio, è salito il platino ed è salito anche l'argento. In generale quello che accade è che la buying pressure sull'oro è ancora molto elevata. Teniamo presente che la volatilità implicita per quanto riguarda il mercato dell'oro nelle option è intorno al 10%, adesso siamo intorno al 15%, il che significa che la domanda per le call option è ancora molto elevata per un motivo molto semplice: molte persone stanno facendo ancora hedging in questo momento di quelle che sono le loro posizioni prese sul risk asset classes, come per esempio l'S&P, come il DAX, come l'Euro Stoxx, che in questo momento sono non sono necessariamente al diciamo nel punto più alto. L'S&P come l'Euro Stoxx hanno toccato i punti massimi qualche settimana fa, dopodiché hanno incominciato a muoversi verso il basso. Questo perché le aspettative fondamentalmente di quelle che sono le rialzi dei tassi di interesse e la riduzione di liquidità annunciata dalle banche centrali sta portando alcuni operatori di mercato, soprattutto i financials, a ridurre o comunque ad avere un approccio più cautelativo. L'oro sta aumentando, è aumentato fino ad ora di prezzo proprio perché in questo momento viene utilizzato come copertura, non contro l'inflazione, perché l'inflazione in questo momento è vista al ribasso. L'inflation rate swap in questo momento sta prezzando una inflazione più bassa nel medio termine, quindi non è una copertura contro l'inflazione, ma è bensì una copertura contro le posizioni long in portfolio sull'S&P, sull'Euro Stoxx e su tutti quanti quelli che sono i risk asset classes, compreso ovviamente mercati che sono molto correlati a quelle che sono almeno nel medio termine, nel breve medio termine, come per esempio il petrolio. Ottimo. Invece per quanto concerne il resto dei metalli preziosi, per esempio l'argento, il rame, se vogliamo buttarlo lì in questa in questa tabella. Allora, gli altri metalli preziosi tendono chiaramente a essere a copiare o a ricalcare quelle che sono le performance dell'oro, anche se comunque tendono a essere più utilizzati per quanto concerne l'edge sull'inflazione, come accennavi te precedentemente. Quelli sono quei mercati tenderanno nelle prossime settimane, soprattutto nei prossimi mesi, a ricalcare molto quelle che sono le aspettative sull'inflazione. Qualora le aspettative dovessero scendere ancora di più, è molto probabile che la maggior parte di quella che è la speculazione, la pressione speculativa al rialzo, che invece si è vista all'inizio del 2021, ricordiamoci che nei primi trimestri, il primo trimestre del 2021, quasi tutte le banche d'affari e molti asset manager parlavano di inflazione al rialzo, quindi c'è stata un'enorme liquidità che si è spostata verso quasi tutti quello che è il comparto dei metalli preziosi. Proprio perché l'inflazione era rivista al rialzo, qualora le stime dell'inflazione dovessero scendere ulteriormente, molto probabilmente palladio, platino e argento potrebbero ovviamente muoversi verso il basso proprio per questo motivo. Molto probabilmente più palladio e platino dell'argento, perché l'argento tende ad avere comunque una grossa domanda dal punto di vista industriale, a differenza degli altri due. Allora, ecco, prima di lasciarci, in quanto le dinamiche in particolar modo delle materie prime dipendono un po' anche dall'andamento dell'economia non solo globale ma dei singoli paesi, volevo
ecco, sentire il tuo parere su tutto ciò che abbiamo visto oggi in termini di dati macro. È stata una settimana molto ricca di indicatori macroeconomici, in particolar modo negli Stati Uniti, vendite al dettaglio meno 1,9% su base mensile, su base annuale al 16,9%, però su base mensile decisamente in forte calo, veramente forte, ben al di sotto delle stime. Che cosa significa ciò? Che ci sarà un che già c'è un rallentamento dell'economia o meno? Stiamo parlando degli Stati Uniti, ovviamente. Allora, per quanto riguarda le vendite al dettaglio, quelle cambiano, diciamo, di mese in mese. Quello che in realtà va detto è che il GDP, la crescita del GDP sugli Stati Uniti è stata già rivista tante altre volte al ribasso nei mesi precedenti. Non è un crollo assolutamente, è semplicemente un rallentamento. Ok, questo è quello che accadrà e molto probabilmente è una cosa che accadrà nel prossimo trimestre. I dati sono ancora, diciamo, confusionari, perché per esempio se vogliamo vedere il retail sales in Europa, in realtà l'ultimo dato era molto incoraggiante in Europa, tuttavia la produzione industriale in tanti paesi, come in tante, diciamo, le macro aree, Stati Uniti, Europa e Asia, in realtà non sta crollando ma non sta neanche crescendo troppo, quindi è fondamentalmente, usando un termine inglese, sluggish, quindi è più o meno, si muove lateralmente. È un periodo particolarmente di transizione quello che noi stiamo vedendo, tuttavia io credo che almeno al momento ci sarà una più grande incertezza nei primi mesi, e questo è una cosa che accade praticamente ogni qualvolta le banche centrali vanno a cambiare fondamentalmente la loro politica, ed è quello che sta accadendo ora. Nei prossimi tre mesi la riduzione di liquidità potrebbe portare certi comparti a performare meno bene, e questo potrebbe portare a un ulteriore rallentamento del GDP. Non stiamo parlando chiaramente di crollo, ma di un rallentamento. La crescita dovrebbe essere molto più agevolata e molto più veloce nella seconda metà del 2022, ma soprattutto gennaio, febbraio, marzo e aprile vedranno, proprio per questo, proprio perché ci sono due tra le banche centrali più importanti al mondo che stanno muovendosi praticamente all'unisono, ci sarà ancora molta incertezza. Per quanto riguarda i dati macro, è ancora troppo presto per, diciamo, tirare le somme, ma in questo momento, almeno in questo momento, pare che l'economia non stia crescendo troppo ma non stia nemmeno crollando, però in concomitanza con un'inflazione al 7% su base annuale, ovviamente, e quindi questo non è, come dire, non può, la Fed in questo caso non può permettersi di essere nimble, se vogliamo dire così, o non reagire a queste pressioni inflazionistiche in concomitanza con un rallentamento dell'economia che però è anche fisiologico dopo questa crescita a cui abbiamo assistito nel 2021. Allora, per capire, questo non rende un po' il compito della Fed, ma se vogliamo anche della BCE in questo caso, un po' difficile? Assolutamente, assolutamente. In realtà l'aumento drastico di quella che è l'inflazione è stato dato dall'aumento drastico del prezzo delle materie prime. È stato, diciamo, una catena. In parole povere, quello che è accaduto è che la buying pressure sulle tutte le materie prime, prevalentemente petrolio, gas naturale e rame, che sono quelle che sono le materie prime più comuni, che vengono utilizzate più comunemente diciamo nella vita quotidiana o comunque nell'ambito industriale, hanno comportato un innalzamento del paniere di beni che vengono utilizzati per il calcolo dell'inflazione. Quindi l'inflazione è aumentata a sua volta, ok? Quindi è stato un effetto domino. Quello che andrà ad accadere è che se le banche centrali in questo momento ridurranno la liquidità, ovviamente ci sarà una minor pressione al rialzo su quello che è il prezzo delle materie prime, quindi ci sarà una riduzione graduale di quelli che sono i prezzi. Questo a sua volta dovrebbe comportare un affievolimento di quella che è l'inflazione, e quindi chiaramente ci dovrebbe essere, come dire, una meno pressione sulle banche centrali, che comunque però
dovranno agire perché per troppo tempo, per troppo a lungo, hanno detto che l'inflazione, il periodo di alta inflazione sarebbe stata una cosa temporanea. In realtà ce lo portiamo avanti da un bel po' di mesi, quindi temporaneo non è. Dovranno agire, la Fed già ha detto che molto probabilmente nel 2022 ci saranno due o addirittura tre rialzi dei tassi di interesse. La Banca Centrale Europea molto probabilmente tenderà a rialzare almeno quelle che sono le ultime dichiarazioni verso la fine dell'anno o addirittura gennaio 2023, perché il comparto europeo è un po' più complesso di quello statunitense, perché l'economia europea è meno omogenea di quella statunitense. Ma assolutamente le banche centrali hanno un compito assolutamente arduo e dovranno necessariamente controbilanciare l'inflazione, perché qualora questa situazione dovesse perdurare si andrebbe a creare un problema molto forte, prezzi delle commodities molto elevate ovviamente andrebbero a mangiare quelli che sono i profitti industriali, e quindi chiaramente ci sarebbe una riduzione di quello che è il PIL, con dall'altra parte una distruzione della domanda data da un'inflazione eccessivamente elevata. Questo chiaramente non se lo possono permettere, quindi assolutamente nel 2022 vedremo molta più azione da parte delle banche centrali, ed è il motivo per il quale dicevo il periodo tra gennaio e aprile dal punto di vista macroeconomico sarà molto più incerto rispetto alla seconda metà del 2022. Grazie mille, come sempre, Vito Turitto, Lead Quantitative Analyst S&P Global Plus. Alla prossima e buon proseguimento. Buon lavoro.